Andando sulla campagna elettorale in corso, diciamo intanto il Movimento 5 Stelle che si presenta ovviamente come una forza di alternativa, però ovviamente per creare anche un'alternativa ci vuole anche consenso. Lei teme un po' la disaffezione alle urne, anche quello che si prospetta, cioè un calo degli elettori che andranno a votare il 31 maggio? Certo che c'è un calo, perché la gente è stanca, disaffezionata, diciamo lo scenario politico, escluso il Movimento 5 Stelle, è molto sconfortante. Noi siamo l'unica forza che cerca di opporci alle schifezze, ma di fare anche delle buone proposte. Gli altri pensano solo alla poltrona. Guardiamo cosa stanno facendo con la riforma del Senato, la riforma elettorale, con i problemi della sanità. E, diciamo, un sistema clientelare che in tutti i modi cerca di sopravvivere, soprattutto in una situazione dove ora mancano i soldi. Allora noi diciamo che possiamo vincere rispetto al piano di rinascita democratica di Licio Gelli e portare le persone a riinteressarsi della cosa pubblica. Non basta votare una volta ogni 5 anni e delegare in bianco i propri rappresentanti, ma è comunque fondamentale, necessario. È anche un dovere civico, quindi il 31 maggio andiamo tutti a votare, perché se il PD non prende almeno il 40% c'è la possibilità di andare a un secondo turno e allora ci saranno delle sorprese. Quindi partecipiamo anche quotidianamente, oltre l'appuntamento elettorale, perché c'è bisogno che i cittadini facciano fiato sul collo e che entrino in politica, senza segreterie di partite, in modo diretto. Noi ci batteremo anche per introdurre degli strumenti di democrazia diretta, perché sono sempre di più necessari.